di un nuovo appuntamento con la rubrica Insieme oltre il 2000, come sempre dedicata alla solidarietà, al volontariato, alla cultura, alle tante belle iniziative che caratterizzano il nostro territorio. Quest'oggi in particolar modo parliamo di Valmorel sotto le stelle, una progettualità che continua da tanto tempo nel territorio di Limana. Saluto i nostri ospiti che sono venuti a trovarci. Cominciamo con una donna, una giovanissima, tra l'altro abbiamo con noi Nicoletta Bresolin che fa parte del comitato frazionale di Valmorel. Ben trovata Nicoletta. Salve. Accompagnata da Paolo Tormen, che è invece uno storico rappresentante di questo comitato, una lunga esperienza all'interno del mondo del volontariato. Ben trovato Tormen. Grazie. Grazie di essere qui con noi. Direi partiamo da Nicoletta per raccontarci quindi un po' le tante iniziative che fanno parte di questo Valmorel sotto le stelle. Innanzitutto, che cos'è però Valmorel sotto le stelle? Valmorel sotto le stelle è a mio avviso l'intento di un gruppo di persone, quale appunto è il comitato frazionale, di portare un'attenzione all'individualità di ognuno attraverso eventi culturali di un certo spessore, che vanno a nutrire quella che è il desiderio di ogni persona, insomma, appunto di essere nutrito da musica, da storie, poesie, racconti, teatro. Questo è quello che potremmo e si potrà insomma vedere in queste settimane proprio presso Valmorel. E fra le tante attività so che lei in particolar modo ha seguito una mostra fotografica, l'attività di una mostra fotografica. Sì, allora l'ho seguita assieme intanto ad altre persone che non sono qui oggi, che cito, sono Daniela Dalmassi e Ivan Ferigo per la parte appunto della scrittura e degli articoli, che è stata una parte molto importante, tanto importante quanto quella fotografica, seguita da Loris De Barba e Giovanna Roncada. Ecco, facciamo vedere già subito, qui abbiamo l'immagine e poi il logo, vero, di questa mostra. E il logo e la parte grafica sono stati appunto curati in maniera molto talentuosa da Anna Lorenzi e Simone Donati, e ognuno ha prestato il proprio lavoro e la propria disponibilità proprio in modo volontario e ha dato vita a una ricerca sociale, sociologica, che è partita dal cuore della comunità con l'intento di fotografare quello che è stato e quello che sta diventando la comunità di Valmorel. Quindi questa mostra ha proprio la volontà di toccare sia la parte comunitaria che l'individualità. Il titolo lo porta appunto la parola insieme e la parola seme, insieme come piccoli semi di una stessa comunità dove ognuno porta la propria diversità. E questo libricino che cosa ci rappresenta? Vediamo appunto dentro le fotografie, giusto? Sì. All'interno si trovano appunto degli estratti, delle foto che sono state fatte nella comunità sia anni fa ma anche attualmente, e come la comunità è cambiata sia nella sua forma appunto sociale, quindi le famiglie come sono cambiate, sia negli intenti, cosa facevano le famiglie di una volta, come vivevano. Vero, questa è del 1919, molto suggestiva, ecco, la stiamo vedendo grazie all'aiuto di Simone che ci segue in regia, una foto molto suggestiva che ci riporta indietro ad un passato, ma poi anche tante foto invece dell'attualità, del presente, degli abitanti, vero? Sì, ci sono appunto delle persone, degli abitanti nuovi, parecchi, che negli ultimi anni hanno deciso di venire a vivere lì, io per prima assieme alla mia famiglia, e che hanno portato appunto il proprio valore, la propria diversità e che contribuiscono ogni giorno all'ambiente, alla cura della socialità, delle relazioni che ancora vengono, secondo me, anche protette. Portate, ecco, dato che citava la sua famiglia, qui vediamo la foto Nicoletta e Nicola, bellissima anche con i bambini, quindi che cosa l'ha spinta a venire a Valmorel, ad abitare lì? Una bella domanda. La cosa che ci ha colpito è stato la bellezza e il senso di libertà che i prati di Valmorel portano e la volontà di far vivere i nostri figli una vita così, in libertà e attraverso dei ritmi più umani, più lenti, e attraverso anche la presenza nostra come genitori per poter conservare e
proteggere questi anni di crescita. Questa realtà, ecco, stiamo vedendo anche alcune immagini, alcune fotografie che ci rappresentano proprio il territorio di Valmolel, l'abitato. Sono fotografie di Loris De Barba, se appunto dico correttamente, che ringraziamo per aver condiviso con noi questi meravigliosi scatti che ci raccontano quindi un territorio, Paolo Tormen, che ha tanto da offrire. È un territorio che si esprime nella diversità, come tutti i nostri territori, di elevata bellezza. E l'elevata bellezza è un sinonimo di profondità nella semplicità. E abbiamo questa bellezza, questa cura che parlava prima Nicoletta, questa tutela del territorio, sempre più a rischio, lo sappiamo bene, è invece un valore primario. Ed è quello che stiamo, come dire, cercando di trasmettere, il seme che vorremmo piantare sulla nostra terra. È sempre difficile, è sempre più facile trovare il modo di trovare qualcosa che non funziona. Ma il nostro intento è trovare quel qualcosa, quel seme che invece è piantato e che nelle sue difficoltà invece trova la terra giusta. A Valmorel, ma io sono straconvinto anche in molti altri posti del nostro territorio, ma ne parliamo proprio perché siamo convinti che questo territorio abbia molte capacità per arrivare a superare quelle difficoltà che noi incontriamo ogni giorno. E il Valmorel di fondo non è diverso da migliaia di altri luoghi della montagna, ma cerca, grazie alla capacità, le voglio citare, del suo capofazione Sergio Venturin, che è da oltre 30 anni il riferimento di una comunità. E quindi avere un riferimento è importante, magari non c'è sempre una visione perfettamente identica, ma meglio così, siamo biodiversità totale, come siamo biodiversità noi umani. E Valmorel fa questo, quindi non dico da quando inizia, perché non c'è mai una fine, e l'impegno verso il territorio, che è di fondo un territorio esteriore, ma è anche un territorio interiore, e quindi l'incontrarsi diventa anche una cura di noi. Certo, allora intanto noi lo ribadiamo, Valmorel sotto le stelle è promossa dal Comitato Frazionale di Valmorel, Navenze, Cross e Laste, perché giustamente bravissima, tutte le varie bravissima località hanno. Ero curiosa di sapere quanti sono gli abitanti di Valmorel. Brava. Se non erro, 192 attualmente. 192, quindi ecco, insomma, neanche, comunque... Esatto, mi sapevo anch'io sui 200 persone, sì, per cui vuol dire ci che... Ci si conosce bene, insomma, fra paesani, c'è uno spirito. Infatti, Paolo, qual è comunque l'obiettivo profondo di questa rassegna, di questa attività? È sempre stato proprio quello di... riconnettere, collegare tutte le persone in un momento di festa. È nata 28 anni fa e 28 anni fa i problemi erano diversi e quindi non ci si trovava, ci si trovava per un problema di mancanza di un pulmino piuttosto di un trasporto verso dei bambini verso la città e ha detto almeno cerchiamo un giorno, una sera all'anno di trovarsi tutti e fare festa. È nata così 28 anni fa. E da lì, insomma, è stata una lunga storia di successi. Chiederei a Simone, che ci segue in regia, di far vedere anche la locandina di questa edizione 2023 di Valmorel sotto le stelle, perché oltre alla mostra fotografica, naturalmente, Paolo, ci sono tante altre attività, giusto? Sì, abbiamo appena superato, diciamo, il weekend, quello più intenso come giornate, con... il primo weekend di luglio con l'inaugurazione della mostra, che sarà aperta fino al 27 agosto tutte le domeniche presso dove, il centro Veio, sconosciuto, ma è la latteria, è sopra la latteria, il centro di Valmorel. La settimana successiva, cioè sabato scorso, abbiamo ospitato la Erika Boschiero insieme a Sergio Marchesini per un grandissimo concerto emozionantissimo dentro il cortile Ottaviani. Riprendiamo ad agosto, dopo due camminate, con l'incontro con lo scrittore alpinista Andrea Bianchi,
che ci parlerà del suo metodo per la felicità, cioè la via del freddo alla felicità. Ed è un metodo interessante di camminata a piedi nudi ma sensazioni di respiro con la terra, per poi andare ben oltre, lasciare un po' di spazio nelle settimane clou di agosto e riprendere con due cose molto 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 interessanti, che sono: la domenica 27 riproponiamo il bagno di gong planetari presso quello che noi chiamiamo l'anfiteatro della Valpiana, e il giovedì 31, l'ultimo giorno di agosto, abbiamo la fortuna di avere l'ospite, Claudio Tomello, un attore molto importante che ci porterà a leggere le chiavi delle fiabe, la chiave d'oro delle fiabe. Qui magari lascerei a Nicoletta dire due parole in merito, se quindi vuole. Comunque, diciamo, un'iniziativa, un cartellone molto variegato, ecco, sì. Questo è quello che avete ideato. Certo, è variegato ed è anche comunque collegato a quello spirito della mostra Insieme, perché insieme vuol dire portare il proprio seme dentro una comunità, e questi momenti di ispirazione legati alla natura, legati al sentire la terra, sono praticamente in simbiosi totale con il nostro territorio, no? Cioè cerchiamo sempre di proteggerla e di tutelarla, farla conoscere ma anche tutelarla. Certo. Nicoletta voleva aggiungere qualcosa in riferimento? Sì, un po' mi aggancio a quello che diceva Paolo adesso rispetto appunto al lavoro della mostra con tutti gli eventi che sono stati pensati per quest'estate. Concludiamo il 31 di agosto proprio con Claudio Tomello, che ci presenterà un lavoro a mio parere preziosissimo, proprio per il lavoro individuale. Se una comunità vive e vive bene è proprio perché ognuno mette il proprio contributo, ma se ognuno non stesse bene, no? Difficile sarebbe dare e donare davvero in pienezza. Allora ci siamo voluti anche fare un po' un regalo alla fine di tutto questo lavorio e godere di una proposta che parla proprio all'anima di ognuno di noi. Quindi La Chiave d'Oro delle Fiabe è uno spettacolo che parla agli adulti e aiuta a capire quali sono le chiavi per interpretare le fiabe più famose. E questo è davvero affascinante, sono proposte davvero preziose quelle che vengono messe a disposizione della collettività con l'iniziativa Valmorel sotto le stelle. Ritornerei da Paolo ancora per un'ultima considerazione. Paolo, lei diceva prima del ruolo della latteria, che è un po' il cuore comunque del territorio. Abbiamo anche delle belle immagini che ci rappresentano questa che è una vera e propria istituzione. Sì, è un'istituzione che ha, come dire, i fondamenti oltre 84 anni fa, è nata nel 1939, però tuttora il ritmo lo si vede dall'aprire e dal chiudere della porta della latteria, dall'entrare e dall'uscire del casaro, quindi lo scandire del tempo. Il tempo si ferma, c'è il silenzio, c'è l'attesa. Queste cose non si possono descrivere, bisogna viverle, e per vivere io auguro a tutti quanti, in certi momenti, soprattutto adesso d'estate, di scollegarsi da un mondo molto frenetico e ritornare un po' alla volta nel proprio mondo. Quindi anche lasciare da parte i social, lasciare da parte questa rete che ogni tanto forse ci avvolge totalmente, tornare a respirare la natura, la bellezza e il territorio, ecco, che ci circonda. Lo diceva Erika Boschiero sabato sera proprio nel suo concerto appunto Respira, è questo, respirare il battito della terra. Non è semplicemente una canzone, è un messaggio profondo che noi dovremmo ritornare a respirare, che sembra la cosa più normale, è normalissimo. Ecco, con questo messaggio allora noi ci salutiamo, perché è davvero significativa la riflessione che Paolo Tormena ci ha consegnato in questo momento, ricordando le parole che sono già state espresse. Io ringrazio Nicoletta Bresolin, nuova Grazie. Abitante di Valmorel con la sua famiglia e che subito è entrata all'interno del Comitato Frazionale di Valmorel. Naturalmente prossimamente incontreremo anche il presidente Sergio Venturini, come abbiamo detto
cuore da oltre 30 anni appunto di questa preziosa realtà. Quindi continuate a seguirci che racconteremo ancora le tante iniziative di Valmorel. Grazie ancora a voi. Grazie. Grazie mille. E a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.